Benvenuti in una nuovissima edizione di TGL Plan. Subito, argomenti di cui parlare ovviamente, salary cap e post libere 3, via con la sigla. È il plan, Fernando. Plan. Hay que esperar unos meses para saberlo. ¿Meses? Sí. ¿Meses? Hay que creer en el plan, por ahora. Allora, stamattina ragazzi, Sky ci ha gentilmente offerto una, come si può dire, una mappa di quelle che potrebbero essere penalità. Vi vado subito a dire sia quelle Aston Martin che quelle Red Bull e le andiamo anche a commentare. Caso base, questo è il caso base, sanzioni finanziarie, importo variabile per caso a caso. Allora, partiamo da Aston Martin. Aston Martin avrebbe una penalità sportiva minore rispetto a quella di Red Bull, se fosse ovviamente tutto come quello che si dice in televisione. Rimprovero pubblico, quindi sarebbero rimproverati davanti a tutti della Formula 1, tifosi e tutti i team. Detrazione punti piloti, limitazioni sui test, detrazione punti costruttori, sospensioni da alcune da una gara o più. E riduzione del cost cap, quindi è il salary cap dell'anno prossimo, quindi potranno spendere di meno. Cosa vorrebbe dire questo? Che se il salary cap non è stato rispettato per quest'anno, loro ragazzi, non, cioè ad esempio mettiamo che Vettel totalizzerà a fine anno 60 punti e Lance Stroll ne totalizza 20, quegli 80 punti costruttori e quelli di Vettel e di Stroll non valgono. Poi avranno meno test disponibili per sviluppare la macchina. Però io questo penso, ragazzi, che sia una cosa molto facile da aggirare. Penso che sia un po' così. E l'anno prossimo, questa è la cosa peggiore per quanto riguarda, oltre a quella della detrazione dei punti che sia campionato costruttori che campionato piloti, è quella della riduzione del cost cap. Perché, ragazzi, teoricamente quest'anno il salary cap è più o meno 145 e 150 milioni spendibili tra sviluppo della macchina e tante altre cose, probabilmente anche i contratti. Però ovviamente, ragazzi, come ha detto il buon Christian Horner, ha detto che Red Bull, se non avesse rispettato il salary cap, ha messo alcune cose che magari non erano nel salary cap. Io, ragazzi, veramente sono contro FIA e contro chiunque non rispetta il tetto salariale, perché contro la FIA, perché non fanno mai capire le cose veramente come stanno, cosa è dentro e cosa è fuori il salary cap. Ma comunque, Aston Martin, al posto che avere i 150 milioni spendibili nel salary cap, che vuol dire teoricamente sviluppo di macchina, contratti e tutta quella roba, ne avrà magari a disposizione 120-110, che quindi farebbe praticamente all'anno prossimo avrebbe una macchina peggiore, in buona sostanza, visti probabilmente gli sviluppi che sarebbero minori. Questo è quello di caso Aston Martin. Caso Red Bull, penalità sportiva materiale, quindi peggiore, che a dire il vero a me pare un po' una pagliacciata, perché Aston Martin avrebbe usato semplicemente semplicemente tra virgolette il 5% in più di quello che poteva usare, mentre invece Red Bull, se fosse andata oltre questo 5%, avrebbe penalità ancora più pesanti, che sarebbe la detrazione dei punti costruttori e dei punti piloti, eliminazioni sui test, riduzione del cost cap, esclusione dal campionato e sospensione da gare o gare. Quindi vorrebbe dire che sarebbero sospesi o per il prossimo campionato, perché ragazzi, questa qua è una situazione veramente molto particolare, perché la Red Bull non avrebbe rispettato il tetto salariale l'anno scorso e quindi la detrazione dai punti costruttori e piloti sarebbe l'anno scorso, e quindi vedremo non Verstappen campione del mondo 2021, ma Lewis Hamilton campione del mondo. E questo sarebbe un colpo di scena, ma allora, mia opinione, sarebbe ancora più falsato così per quanto mi riguarda. E quindi, esclusione dal campionato, io non lo capisco, perché potrebbe essere dal campionato successivo, che se fosse stato indagato nel 2021 sarebbe stato il 2022. Oppure potrebbe essere, ragazzi, l'esclusione dal prossimo campionato, da quello 2023. Allora, io penso che in qualche modo, ragazzi, sapendo che hanno Alfa Tauri, possono raggirare questa cosa, perché possono praticamente copiare il modello che aveva Red Bull per il 2023. Se fosse esclusione per il 2023 del team Red Bull,
potrebbero girare, mandare in Alfa Tauri il buon Max Verstappen insieme a uno tra Yuki Tsunoda, Nyck de Vries e Checo Perez. E potrebbe essere così, ragazzi, potrebbe essere così. E quindi alla fine, per Aston Martin e Red Bull, non cambia quasi niente, a parte che sarebbero esclusi da un campionato, e bisogna vedere quale sia il campionato. Altra notizia è che Sky ha rinnovato contratto con la Formula 1, quindi ragazzi vedremo per altri, fino al 2027, che sono 5 anni, ancora vedremo la Formula 1 su Sky, con ovviamente le gare in chiaro su TV8, diritti che sarà, cioè ragazzi, la Formula 1 la trasmetterà solamente Sky, sembrava essere un po' a rischio, diritti magari riprende da Zon, magari riprende in qualche modo Rai, ti prego tornate Gianfranco Mazzoni e Ivan Capelli anche su Sky, pago per vedere Gianfranco Mazzoni, non Carlo Vanzini, che per quanto possa essere simpatico, a volte veramente esagera sia lui che Margenè. Comunque questa era un'altra notizia. E allora ragazzi, andiamo a parlare di un altro argomento clou di giornata, perché ore 15, quindi per me tra un'ora e mezza, non so quando voi vedrete il video, magari alle 14.30, ci saranno le qualifiche e andiamo in tempi all'FP3. Allora, cosa è successo in FP3? Ragazzi, FP3 che sono state bagnate inizialmente da wet e poi intermedia, ma FP3 dimezzate. Si è corso solamente letteralmente per mezz'ora, perché non c'erano inizialmente le condizioni per correre sulle FP3. Ovviamente non si vuole rischiare già dalle FP3, se bisogna rischiare si rischia in gara. Il buon Carlo Vanzini a Mark Gede che dico che non si ricorda una Singapore sotto la pioggia. It's lights out, away we go. Verstappen gets an excellent start. Sebastian Vettel needs to cover him off. Kimi Räikkönen on this side, and he's crashed with Verstappen. He's hit Vettel as well. Räikkönen is out before the first corner. Vettel's off. Yes, Vettel going backwards. He is off. Vabbè, vabbè. Vi vado a dire i tempi. Prima posizione per Leclerc, seconda Verstappen e terza Perez. Addirittura due decimi tra Leclerc e Verstappen. Non c'entra niente, ragazzi, non c'entra niente. Abbiamo visto un ottimo Alonso, un Hamilton che sarebbe un po' in difficoltà, una buona Aston Martin con Stroll 9° e Sebastian Vettel 17°, ma fa vedere anche Vettel di avere qualcosa, una carta che potrebbe essere sfoggiata. Abbiamo visto anche Kevin Magnussen 8°, un buon Pierre Gasly 7°. Vedremo, sarà una qualifica molto particolare, se n'è andata la perturbazione, ore 15 ragazzi, ci vedremo le qualifiche, questa FP3 ragazzi con Leclerc che ha sempre provato a battere Verstappen, alla fine ce l'ha fatto, anche se sono solamente FP3. Vedremo se sarà una sessione bagnata o asciutta quelle delle qualifiche, lo scopriremo dopo, io vi do il saluto, noi ci vediamo dopo col post qualifiche, ciao!